5. I continenti da visitare. 4. Le stagioni dell'anno. 3. I viaggi da fare in 12 mesi. 2. Le valigie da preparare. 1. La radio da ascoltare. Radio Vacanze. Solo il nome suona inglese, ma lo stile del bel paese, tradizione musicisti, dall'underground ai grandi artisti. Paolo, Igor e Mattia sono tre cervelli di Navaria, qui di musica ci si sfonda. Mass Collection arriva in onda. Mass Collection alla radio, sembra di essere allo stadio. Tutti in piedi a far bacano, visi cantare italiano. Ora in onda Mass Collection. Ben ritrovati amici della musica italiana, questa è Mass Collection. Io sono Mattia e come al solito qui il fedele Igor. Buongiorno a tutti. Buongiorno, buonasera, un po' tutto. Un po' tutto perché andiamo tutte le ore, tutti i giorni in tutta Italia. In tutto il mondo, in tutto il mondo. Allora, come al solito il nostro programma, la musica italiana dagli anni 60 ad oggi. E oggi siamo un pochino, non dico tristi, però si chiude anche un piccolo capitolo perché si chiude la seconda stagione. In realtà noi faremo solo una brevissima pausa e poi partiremo con la terza. Ci stiamo già lavorando da diverso tempo e non è detto tra l'altro che non ci siano delle sorprese, delle novità. Chi lo sa, Igor, no? Chi lo sa? Allora, parti subito con i contatti o vuoi bere e mangiare prima? Perché tu, come al solito, non puoi mangiare e bere prima, devi sempre farlo durante. Dai, fammi i contatti e poi mangia e bevi. Intanto, prima il dovere e poi il piacere, come si dice. Allora, prima il dovere, i contatti social, Facebook, Cervellini Avaria, pagina Twitter, @ Cervelli Avaria, il nostro sito www.cervelliavaria.it, il profilo su Mixcloud, Cervelli Avaria, dove potete trovare tutte le puntate caricate, e la playlist su Spotify. Bravissimo. Allora, dalla sigla degli Absolute 5, che ringraziamo per questa seconda stagione al nostro fianco, partirei con un Giuliano Palma, un qualcosa di molto tranquillo che va bene, il classico easy listening, quindi quello che puoi mettere in auto e lo ascolti tranquillamente in sottofondo. Provare, ora voglio stare solo, sono sempre stato qui, ed ora è qui che provo, sotto quello stesso cielo, non è detto che poi volo, non mi domandare, voglio solo non pensare. Arrivato fino qui, qui mi sento solo, sotto quello stesso cielo, non so più che cosa è vero, anche se non è come vuoi tu, rimane tutto dentro al cuore, ancora, ora, la senti suona ancora, ancora. Si perde mai, non muore mai, rimane tutto il suo calore, la senti scaldare ancora, ancora. Non si può tradire quando non c'è più l'amore. Io non mi sentivo più, ora sto cercando un suono sotto quello stesso cielo, non so più che cosa vedo. Anche se non è come vuoi tu, rimane tutto dentro al cuore, ora senti suona ancora, ancora.
col suo calore. Ora la senti scalda ancora. Di musica resta tutto dentro al cuore, musica di musica, per questo mi fa male, anche se non è come vuoi tu, rimane tutto dentro al cuore, ora la senti suona ancora. Suo calore ora, ora la senti scalda ancora, anche se non è anche come se vuoi tu, come vuoi rimane tu. Tutto dentro al cuore, dentro al cuore. Ora, ora la senti suona ancora, non si perde, non mai, si perde mai, non muore, non muore mai. Suo calore, oh, 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 ora la senti suona. Giuliano Palma è l'autista di questa prima traccia, questo primo viaggio, facciamo una tappa subito. Questo ultimo viaggio, una questo ultimo viaggio, ultimo viaggio sembra una cosa veramente triste, in realtà sarà solo un ultimo viaggio, ma ne partiremo subito, sia chiaro. La terza... Torneremo più forti. La terza stagione è già lì, è già pronta, che spinge. No? Un po' come Velatissimo, te lo ricordi? Sì, Velatissimo, sei fuori di gamba. Esatto, una citazione doverosa anche questa, visto che non abbiamo fatte tante in questa seconda stagione di nostri amati cinema cult anni 80, quindi qualcuna dobbiamo fare. Qualcuna dobbiamo farla, anche perché ci sono tanti, c'è una pagina Facebook dedicata anche a tutto quello che è il cinema degli anni 80, che molti definiscono trash, ma che noi non possiamo definire così, così come non possiamo definire trash neanche Giuliano Palma. Questo era un estratto, musica di musica, del 2002, estratto dal primo album solista di questo cantastorie, no, per dire, in realtà è un autore, interprete di tantissimi brani. L'album è Gran Premio e lui per lo più magari riconosciuto come leader dei Blue Beaters, ma ancora prima sulla metà degli anni 90 leader dei voce dei Casino Royale. Abbiamo ascoltato anche nella prima stagione Cose Difficili. È tanta roba, tanta roba. Che era veramente quello che abbiamo definito il trip hop italiano. Gli alter ego italiani dei Massive Attack li avevamo definiti quella volta, sì. Un pochino. È un album, questo, del 2002, che io ricordo con particolare piacere e anche un filo di nostalgia. Prosegue un pochino il filone della nostalgia della puntata precedente, perché era un artista con musica di musica e l'altro singolo dal titolo Viaggio Solo erano due canzoni che si sentivano spesso sull'allora Viva All Music, te lo ricordi? Sul finale degli anni 90 e i primi anni 2000, quando c'è stato il passaggio da TMC a All Music, Viva, e poi siamo arrivati a quello che abbiamo adesso, ovvero praticamente nulla di musicale. Nulla di musicale, in questo fa cornice anche l'unica realtà veramente musicale che è rimasta in Italia, che è Roxy Bar. Assolutamente, anche se è relegata purtroppo alla web TV. D'altronde Però non è detto. Lui è stato una persona che comunque nelle nuove tecnologie ha sempre dato molto credito, e questo me la conferma. Assolutamente sì. Un disco comunque diverso da quello che è Rocksteady e lo scappo proposto con i Blue Beaters, un lavoro che sa più di cantautore, un genere molto più raffinato a livello musicale. E ci sembrava un giusto inizio, ecco. E ci sembrava un giusto inizio. Ora torniamo nelle magiche atmosfere degli anni 70 con un cantante che in quegli anni veramente spaccava di brutto. Parliamo di Marcella Bella con Lady Anima.
per le tasche di chi da quando non sei più qui. Ah, l'hai comprato al mare, amor mio, un disco per dirmi addio, un disco per dirmi addio. Tu per lei hai fatto tanti chilometri, a marci indietro verso di me, non puoi tornare. Marcella Bella, Lady Anima, abbiamo detto, una cantante che negli anni 70 ha letteralmente sfondato dopo la sua celebre apparizione al Sanremo del 1972 con Montagne Verdi, che vende 500.000 di copie. Lei inizia la sua carriera nel 65 con, come molti artisti in quegli anni, nei vari festival che c'erano in giro per l'Italia, viene a conoscenza del grande pubblico con il Festival degli Sconosciuti di Ariccia, che era organizzato da Teddy Reno, che era un talent scout dell'epoca, che poi in quegli anni lì era già il marito di Rita Pavone. Dopodiché comincia la sua carriera con la CGD, come anche tanti in quegli anni, con la compagnia generale del disco di Caterina Caselli. Da lì in poi una carriera che proseguirà negli anni. Nella fase finale di questa canzone avete sicuramente riconosciuto suo fratello Gianni Bella, che è un paroliere storico della canzone italiana, le sue collaborazioni con Celentano, con tantissimi artisti, oltre che naturalmente con sua sorella, che da lì a qualche anno poi comincerà anche lui una carriera solista molto interessante. Abbiamo detto apparizione a Sanremo nel 72, tantissime le collaborazioni con grandi della musica italiana come Oscar Prudente, come Ivano Fossati, e negli ultimi anni abbiamo visto, perché ha potuto apprezzare anche in televisione, un bellissimo concerto che è stato dedicato a suo fratello Gianni, anche relativo al qualche problemino di salute che ha avuto, e anche per questo è stata un'ottima occasione per reinterpretare i grandi successi del passato e una bella serata con tanti amici storici della musica italiana. Tanti amici storici troviamo sempre qui a Mass Collection. Ora ci facciamo una piccola sosta e poi torniamo sempre qui in compagnia dei cervelli in avaria. Viaggio e Vedo, in collaborazione con Bisanum Viaggi, presenta
Piglia qui la Puglia, i migliori hotel, villaggi e residence suggeriti da Radio Vacanze. Per informazioni chiama lo 06 410 1680 oppure vieni in agenzia da Viaggio e Vedo in via Bartolo Longo 1A, zona Re Bibbia, Roma. Viaggio e Vedo, protagonisti del tuo tempo libero. Settimane bianche, crociere. Vorremmo dirvi tutto delle agenzie di viaggi Open Travel Network, ma è meglio se venite di persona. Viaggi in Europa, Polinesia. Basta, lascia perdere. Viaggi di nozze, giro del mondo. Basta, hanno capito. Caraibi. E basta, vengono loro. Vieni da Viaggio e Vedo, a Roma, in via Bartolo Longo 1, zona Ribibbia. Radio Vacanze, in collaborazione con Viaggio e Vedo, ti ricorda che le tue vacanze al mare sono qui. Hotel Royal 4 Stelle, Positano, Costiera Amalfitana, Campania. Anche noi siamo partner di Radio Vacanze. Quest'estate, Viaggio e Vedo, in collaborazione con Ottica Rosati, ti mette al riparo dalla luce dei prezzi. Cambia il tuo punto di vista sulle vacanze. Prenotando il mondo con Viaggio e Vedo, riceverai incluso nel prezzo un elegante paio di occhiali da sole. Per informazioni chiama lo 06 410 1680 oppure vieni in agenzia da Viaggio e Vedo in via Bartolo Longo 1A, zona Re Bibbia, Roma. Viaggio e Vedo, protagonisti del tuo tempo libero. Cinque, i continenti da visitare. Quattro, le stagioni dell'anno. Tre, i viaggi da fare in 12 mesi. Due, le valigie da preparare. Una, la radio da ascoltare. Radio Vacanze. Ora su Mass Collection, i Cervelli in Avaria vi presentano un'artista che non è italiana, una bellissima canzone che non molti di voi conosceranno. La vita Shirley Bassey. Person say, what good is my life? Funny how a breaking heart can make me start to say, what good is my life? Funny how I often seem to think I'll find another dream in my of my life, crying over my mistakes, forgetting all the breaks I've had in my life. I was put on earth to be a part of this great world, is me and my. In my life,
Bassey, La Vita. Mi sono permesso una piccola digressione, un po' come è successo nella prima stagione con i PFM, perché ho detto è un brano talmente bello che non potevo non metterlo. Bravo, bravo, bravo. Vediamo, il giudizio è sempre degli ascoltatori. Il giudizio è sempre degli ascoltatori. Buon Mattia, è partito il pezzo, ho detto ma... No, ma... perché ero convinto fosse la classica versione che esiste sia in inglese e poi tradotta in italiano. E quindi quando è partita in inglese ho detto ma scusa, ma cosa mi hai portato? Perché non l'avevo ascoltata. E poi mi ha detto no, no, tranquillo, è così, ma poi ritorna in italiano. L'ho detto va bene, allora mi fido. Pensate che questa canzone l'ho ascoltata perché era il sottofondo... praticamente di un'anticipazione della serie dei Beautiful, quindi proprio adesso ho detto ma che bella questa canzone. Quindi tu guardi Beautiful? No, io non guardo Beautiful, io ho visto la pubblicità di Beautiful sulla televisione, ho sentito sottofondo di questa canzone, ma dite tutti così, ma avevo riconosciuto la cantante. E se magari questo nome non vi è nuovo, io vi dirò una parola e voi capirete subito di cosa sto parlando. Se io vi dico Goldfinger 1964, James Bond, abbiamo capito tutti. Lei è Shirley Bassey, una cantante che ha contraddistinto la sua carriera anche grazie a questa canzone di questo film storico, leggendario quasi, della saga di James Bond. Poi lei ne fece altri due, uno è Diamonds Are Forever del 1971 e Moonraker del 1979. Lei è veramente Sir Igor oggi. E parliamo di una signora veramente della musica internazionale, perché lei è inglese, gallese, proprio per essere, perché sai che in Inghilterra è un po' come in Italia, sì, siamo tutti italiani, però in realtà è che c'è campanilismo. C'è un po' di campanilismo, sicuramente ci sarà anche in Inghilterra, perché lei è di Cardiff, quindi proprio capitale del Galles. Sì, poi lì hanno anche il discorso protestanti e quindi cattolici, cioè hanno comunque anche delle cose religiose. Lì forse più l'Irlanda da quel punto di vista, sicuramente. Allora, lei fin dagli anni 50, grazie anche a questa voce veramente che è riconoscibilissima, personalissima, raggiunge l'autorità a livello internazionale grazie, come avevo detto, ai film. Poi nel 1968, perché molti artisti internazionali hanno inciso canzoni in italiano proprio per avere un aumento di popolarità, come Aznavour, come tanti altri, va a Sanremo nel 68 in coppia con Elio Landolfi, che è un cantante molto noto in quegli anni. Dopodiché nello stesso anno incide Domani Domani, scritta da Pino Donaggio, un altro storico interprete della musica italiana, e così tante altre canzoni, tra le quali Yes e Come piccolo il mondo, scritta dal grande Paolo Conte. Poi chiaramente esibizioni nei locali più in voga di quegli anni, parliamo della Bussola di Viareggio, che è storico locale della vita, della modernità italiana. Basta! C'è un problema in regia, e quindi... No, il problema sono io il problema, che ti sto dicendo basta! No, dai, davvero, scusate, amanti di Shirley Bassey. E poi no, è che mi sembrava lunghissimo, è finito tutto il sottofondo. Per la nuova generazione, Shirley Bassey ha cantato in una canzone dei Propellerheads. Ecco, allora di quello siamo a posto, così esatto. Unisci il vecchio e il nuovo. Esatto. Allora adesso ti unisco io il vecchio e il nuovo con un gruppo che ha fatto la storia per quanto riguarda la musica in Italia. Loro sono la Formula 3 e questo è un disco dell'angolo dello zio Pino. Sarò un uomo, tu piangerai, seguendo la tua natura di donna. Io cercherò
paura di dover ancora soffrire. È normale che finisca così. Muore sempre l'entusiasmo di un sì. Ma perché? Ridammi le tue mani. Storia di un uomo e di una donna, 1972, qui a Mass Collection, gentilmente offerto dall'angolo dello Zio Pino. Mi è venuto questo gentilmente offerto, sembra più da spot pubblicitario, in realtà è una proposta sua, per l'angolo dello Zio Pino, che dobbiamo, cogliamo l'occasione in questo momento di ringraziare pubblicamente ancora una volta, perché in tutta questa seconda stagione ci ha fornito delle cose veramente di livello assoluto e che ovviamente farà parte della nostra programmazione anche nella stagione successiva e in tutte quelle a divenire. Lo proveremo a noise causa, come si dice. Esatto, e porteremo avanti una causa anche io e te, nel quale proveremo ad averlo qui fisicamente, e quindi almeno una volta, così potete sentire effettivamente cosa da dirci lui, perché secondo me ne sa appena più di noi su certe cose, un quindi filino proprio. Sarebbe giusto che ti assumessi tu la responsabilità di dire queste cose. Ma anche perché è una bella voce, adesso parliamone, anche una bella voce radiofonica. Al contrario nostro. Al contrario, specialmente tuo. Specialmente scherzo, mio, che ho la voce
ho una voce nasale. Non serve che tappi il naso per la voce sì, nasale, esatto, ti viene lo stesso. Lo stesso. Allora era la Formula 3, uno dei gruppi che negli anni 70 ha riscosso maggior successo, uno dei gruppi tecnicamente più pronti e che giustamente è spesso accostato a Lucio Battisti. Proprio Battisti per loro scrive diversi brani e di contro loro, tra il 70 e il 71, sono l'unico gruppo ad accompagnare Battisti nelle varie tournée. I tre componenti sono noti a chi mastica di musica italiana: Alberto Radius alle chitarre e voce, Tony Cicco alla batteria e alla voce e Gabriele Lorenzi alle tastiere, che allora proveniva da un altro gruppo che si chiamavano i Samurai. Tra i brani di maggior successo, Questo folle sentimento, Io ritorno solo, Sole giallo, sole nero, La folle corsa e poi Come dimenticare anche Eppur mi sono scordato di te, la versione loro e poi anche la versione di Battisti ebbe un enorme successo. Il gruppo durò tecnicamente pochi anni, perché nel 1974 si sciolse per volontà di Mogol, che aveva il desiderio di avere una band che potesse accompagnare i vari artisti della numero 1, che era l'allora casa discografica di Mogol, durante le fasi di registrazione degli album. Si sciolsero quindi i Formula 3, prese vita Il Volo. Attenzione, che non c'entra nulla con Il Volo che siamo abituati quotidianamente ad ascoltare oggi, anzi non ad ascoltare, a sentire, perché non li ho mai ascoltati, non è roba che fa per me. Ed è un gruppo, era un gruppo composto appunto da Radius e Lorenzi, provenienti dalla Formula 3. Mario Lavezzi proveniva dai Camaleonti e poi da un gruppo che abbiamo imparato a conoscere grazie a Igor, Flora, Fauna e Cemento. Vince Tempera, che è anche quello di Ufo Robot, per capirci. Bob Calleno, che invece arrivava da gli Osage Tribe, che era la band di Battiato, e Gianni Dall'Aglio, che invece faceva parte dei Ribelli. In realtà anche lì il progetto non ebbe la storia che i protagonisti avrebbero voluto. Qualche incomprensione da Mogol e Radius sta di fatto che nel 75, dopo due album pubblicati da Il Volo, nel 74 con Il Volo, si chiamava proprio il titolo dell'album, e nel 75 con Essere o Non Essere, 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 un altro paio di dischi suonati con Battisti, Anima Latina e Battisti, la batteria, il contrabbasso, eccetera, album che abbiamo ascoltato Il Veliero qualche puntata fa. Anche lì, dopo questi due album, viene chiuso definitivamente anche il progetto Il Volo. La Formula 3 invece ritornerà nel 1990, parteciperà a Sanremo 92 con Lorenzi, mentre nel 94 parteciperanno ma con Andrea Pistilli al suo posto. Tuttora risultano attivi, è chiaro che stiamo parlando di musicisti, gruppi che hanno fatto davvero la storia e che negli anni nel quale tecnicamente suonare dal vivo era un'altra cosa rispetto adesso, insomma, quindi era una cosa un po' diversa. Visto, no? Che hai detto musica dal vivo, loro sono storici per esserci stati al Teatro 10 nel 72 nel programma di Mina, un duetto con Battisti, loro suonavano, è stato un duetto eccezionale, storico, che storico. Rimane nella storia della musica italiana. Benissimo, ci fermiamo ancora un attimino e poi ritorniamo sempre qui, Mass Collection, Cervelli in Avaria. Alessio, dimmi, ma l'hai sentito le ultime novità di Radio Vacanze? No. Sono quattro volte che te lo dico. Mi è andata l'odorino, eh. No, è un attimo, è una volta voglio sentire pure io. Stai ascoltando Radio Vacanze, solo pure emozioni. Radio Vacanze, in collaborazione con Viaggio e Vedo, ti ricorda che le tue vacanze al mare sono qui. Parco dei Principi Roccella, 5 Stelle, Roccella Ionica, Calabria. Anche noi siamo partner di Radio Vacanze. Ciao Roberta, già corri a preparare il buffet per stasera? Ciao Alessio! Eh sì, stasera sarete in tanti e voglio mostrare a tutti le fotografie della mia vacanza. Ma in che agenzia sei andata? Io ho prenotato le vacanze da Viaggio e Vedo e loro mi hanno regalato il menù Roma, un rinfresco per 10 persone. Ma davvero? Quindi non devi cucinare? No, grazie a Party e Pampa, la vacanza che ti abbuffa, me ne sto in completo relax ad aspettarvi domani sera per vedere le foto della mia. Ne ho avute 100 in regalo dalle foto di Enrico. Wow! Tutto questo in un'unica offerta! Dai, prenotiamola insieme la prossima vacanza! Ma come facciamo? Semplice, restiamo sintonizzati su Radio Vacanze oppure andiamo direttamente in agenzia. Ci sto! Ma io ho più di 10 amici. E allora, scegli uno degli altri menù: Venezia per 25 persone, New York per 35 persone, Miami per 50 persone. Mi hai convinto! E voi? Che aspettate? Party e Pappa vi aspetta all'agenzia Viaggio e Vedo, via Bartolo Longo 1, Roma.
Radio Vacanze, in collaborazione con Viaggio e Vedo, ti ricorda che le tue vacanze in Sardegna sono qui. Hearts Country Resort 4 Stelle Arborea, Hotel Palumbalza 4 Stelle, Porto Rotondo, Costa Smeralda e Grand Hotel and Resort Maema 5 Stelle Lusso, Arcipelago La Maddalena. Anche noi siamo partner di Radio Vacanze. Stai ascoltando Radio Vacanze, solo pure emozioni. Cervelli in avaria, Mattia ed Igor sempre qui, Mass Collection, in questa ultima puntata di questa seconda stagione. Adesso facciamo spazio a due donne, due sorelle, due persone diametralmente opposte nel carattere, ma in questo brano unite come non mai. Un brano che ne abbiamo ascoltata una delle due sorelle, l'abbiamo già ascoltata qualche puntata fa, una non l'abbiamo ancora inserita come solista, quindi nella terza stagione sicuramente dovremo fare di più, caro Igor, perché è una voce che non possiamo assolutamente dimenticare nel panorama della musica. In questo senso la mettiamo in accoppiata con la sorella. Loro sono Loredana Bertè e Mia Martini. 1993 cantavano Stiamo come stiamo. Yeah.
Loredana Bertè e Mia Martini, Stiamo come stiamo 1993 qui a Must Collection in compagnia dei Cervelli in Avaria. Sembra un brano, volevi dire qualcosa? No, questa è una comparsata delle sorelle Bertè che è passata un po' inosservata. È vero, adesso ci arriveremo anche a questo effettivamente. Prima si parlava di come siano diametralmente opposte come sorelle, siano state davvero, sembrava il diavolo e l'acqua santa a momenti, no? In realtà avevano un fortissimo legame l'una con l'altra e ovviamente come sorelle anche musicalmente in questo caso sono riuscite, non senza qualche comunque peripezia, a portare sul palco di Sanremo, perché ricordiamo questo qui fu un brano presentato nel Sanremo 1993 che avrebbe sicuramente meritato di più. Non possiamo dire di vincere perché quell'anno venne vinto da Enrico Ruggeri con Mistero, quindi al massimo poteva arrivare secondo. Al massimo potevate arrivare secondi, giustamente, quindi giusto per mettere subito le cose in chiaro. Un brano che poi verrà inserito nell'album di Loredana Bertè dal titolo Ufficialmente Dispersi, un album che è inevitabilmente influenzato dalle vicende personali della Bertè legate alla recente separazione con Björn Borg, il tennista famosissimo. Ci sono diverse testimonianze all'interno di questo album, uno fra tutte il brano Mi Manchi, oppure anche Viva la Svezia, quindi era molto, molto palese questo suo essere così, questo viverla non benissimo, ecco. Stiamo come stiamo è un brano che a Sanremo arriverà penultimo, come abbiamo detto, e un duetto inedito tra due sorelle che in un certo senso sono veramente difficili da paragonare, e non a caso la stessa Loredana Bertè ancora oggi in molte interviste non riesce a paragonarsi a Mimì, si vede molto inferiore e vede questo scalino, più che uno scalino proprio una scalinata di differenza tra le due. Forse proprio per questo che il brano in realtà inizialmente venne scritto per essere interpretato da Loredana Bertè insieme a Patti Pravo, all'ultimo invece ci fu un cambio e divenne così l'unica testimonianza di una canzone effettivamente incisa da parte delle sorelle. Benissima, sempre ottimo Mattia nelle sue precisazioni a livello discografico, a livello musicale, bravo Mattia. Ora passiamo a un gruppo che anche qui della nostra generazione ha detto parecchio, loro sono i Balanzasca con Spaghetti Ska. Spaghetti Ska. Maicano, mi dicono così, tu ti senti a tuo agio tra modeschi, tu vuoi vivere una moda che non sta qui, e con la soda bevo il vino che qui si chiama spritz, ed ho un fratello punk, ed ho un fratello skin, ed ho un cugino rasta come Marley King, mia sorella modette mi sembra una vedette, in famiglia sembra strano, siamo wild, siamo black, spaghetti ska like in Alaska, qui nel bel paese levare c'è già spaghetti. Cantiamolo noi tutti quanti, Rude Boys! C'è chi gli dice cor, c'è chi gli dice roots, che un tempo lo ballava, ora non balla più, che 25 anni, che canta Dude Ska, chi l'ha scoperto adesso e ti dice cumpa! Fratello punk, ed ho un fratello skin, ed ho un cugino rasta come Marley King, mia sorella modette mi sembra una vedette, in famiglia sembra strano, siamo white, siamo black, spaghetti ska, la King Ska, qui nel bel paese levare c'è già, spaghetti ska, Jamaica ska, cantiamolo qua tutti insieme, cumpa, spaghetti ska, la King Ska, qui nel bel paese levare c'è già, spaghetti ska, Jamaica ska, cantiamolo noi tutti.
punk e da un fratello skin e da un cugino rasta come Marley King. Mia sorella Modette mi sembra una vedette, in famiglia sembra strano, siamo white, siamo black. Spaghetti ska, like in Glasgow, qui nel bel paese levare c'è già. Spaghetti ska, Jamaican ska, cantiamolo qua tutti insieme con pa. Spaghetti ska, like in Glasgow, qui nel bel paese levare c'è già. Spaghetti ska, come Spagna ska, cantiamolo noi tutti quanti un po'. Sasca, Spaghetti Ska, un pezzo degli ultimi anni che noi abbiamo tirato fuori di una band che ormai da più di 20 anni accompagna. Ho visto muovere tutti qua in studio, muovere sono mossi tutti, si è mosso il tavolo, tutto quanto. Hanno detto era ora che metteste qualcosa di più attivo. Un po' più attivo. Allora, l'ho detto prima, questa è una band come altre del panorama ska che è molto molto importante. Loro, come tanti in quegli anni, nascono come cover band dei Madness, tanto per cambiare, degli Specials. Con il secondo album, Cheope, del 98, raggiungono il successo. E anche qui, visto che il buon Mattia prima lo diceva, da questo album estraggono il primo singolo, da cui fanno il video che va su All Music. Quindi quelli sono gli anni storici tra All Music, TMC2, poi verrà MTV Italia qualche anno dopo, per cui l'epopea della televisione in musica. Nel 2001 ancora una fetta, anche qui grande successo con la canzone Sì Sì Sì, No No No, e qui un programma cult della generazione fine anni 90, prima anni 2000, vediamo se il buon Mattia se lo ricorda, era la sigla di Ciro figlio di Target. È vero, è vero, è vero. Se io dico Meneghetti mi fa impazzire, cosa vi ricorda? Non si può dire, siamo in fascia protetta. Siamo in fascia protetta. Protetta. Allora, sì, è così, chi vuole capire capisce. Questo era lo sketch di Enrico Bertolino e la voce era quella femminile di Selene, che chiaramente io non vi posso fare, oltre che non avere naturalmente... Fermati lì, dai. La bellezza di Selene, che in Selene quegli anni lì era tanta roba. E questo programma è storico perché lancia tantissimi comici che oggi noi vediamo imperversare in televisione, tra cui Luca e Paolo, dove Luca era impersonato da questa... La carogna cioè, sulla schiena, questa morosa fedifraga che gli faceva le corna col mondo. Luciana Littizzetto, anche qui, che aveva appena mollato la carriera come maestra, ha cominciato quella come comica, e così via. Quindi in tutto un programma e una band che ha contraddistinto anche parte degli anni 90, nei primi anni 2000. Bravo Igor, allora siamo veramente quasi alla fine, ci manca solo un ultimo spot e poi altri due brani e poi ci congediamo per un po', poco sempre poco, state lì, Cervelli in avaria, Mass Collection. Viaggio e Vedo in collaborazione con Visanum Viaggi presenta Piglia qui la Puglia, i migliori hotel, villaggi e residence suggeriti da Radio Vacanze. Per informazioni chiama lo 06 410 1680 oppure vieni in agenzia da Viaggio e Vedo in via Bartolo Longo 1A, zona Rebibbia, Roma. Viaggio e Vedo, protagonisti del tuo tempo libero. Radio Vacanze in collaborazione con Viaggio e Vedo ti ricorda che le tue vacanze in Sardegna sono qui. Hearts Country Resort 4 Stelle Arborea, Hotel Palumbalza 4 Stelle, Porto Rotondo, Costa Smeralda e Grand Hotel and Resort Maema 5 Stelle Lusso, Arcipelago La Maddalena. Anche noi siamo partner di Radio Vacanze. Radio Vacanze, in collaborazione con Viaggio e Vedo, ti ricorda che le tue vacanze in montagna sono qui. Hotel Alaska 4 Stelle, Cortina d'Ampezzo, Veneto. Anche noi siamo partner di Radio Vacanze.
20 anni di esperienza ed una grande passione per i viaggi ti aspettano nell'agenzia Viaggio e Vedo. Professionisti del turismo organizzeranno, oltre alle tue vacanze, viaggi, liste nozze, crociere, viaggi di gruppo, soggiorni in castelli, escursioni in barca a vela ed agriturismi. Prenota la famosa passeggiata romana, soli 25 euro cena inclusa. Inoltre biglietteria aerea e marittima, alberghi e viaggi per tutte le tasche con pacchetti weekend a partire da soli 99 euro a coppia. Visita il sito www.viaggioevedo.com o segui e commenta sulla pagina Facebook di Radio Vacanze, agenzia Viaggio e Vedo. A Roma, in via Bartolo Longo 1, zona Rebibbia. Telefono 06 410 1680. Viaggio e Vedo, protagonisti del tuo tempo libero. 5. I continenti da visitare. 4. Le stagioni dell'anno. 3. I viaggi da fare in 12 mesi. 2. Le valigie da preparare. 1. La radio da ascoltare. Radio Vacanze. Ed eccoci qui, sempre a Mass Collection, siamo veramente quasi in chiusura, ma prima vi abbiamo promesso altri due brani, giusto per chiudere questa seconda stagione. Non saranno dei pezzi storici, o meglio, avranno comunque un loro perché, ma non saranno, non aspettatevi i capolavori della musica, li abbiamo già passati, quindi se ve li siete persi non basta che andate su www.mixcloud.com/cervelliavaria e vi riascoltate tutto, vero Igor? Oppure andate sulla playlist di Spotify, dove siete stufi del solito aperitivo italiano, volete cambiare musica? Ripetiamo quello che abbiamo detto una delle volte precedenti: vi piace la musica che passiamo, ma non vi piace la nostra voce o quello che diciamo, ascoltate non solo la musica. Non è un problema. Noi vi diamo la soluzione veramente per tutto. Allora, partiamo con questo, il mio ultimo brano, mi viene un po' così a dirlo, però va bene, dai. 1996, questi sono i Binario. Sabato buttato, che tanto in discoteca a me e te non ci faranno entrare mai. Solita sfiga che coi butta fuori, se dentro c'è casino a rimanere fuori. Siamo sempre solo noi, c'hai voglia a fare quelli che conoscono, che son del giro e c'ha l'invito che entri quando vuoi. Per me la faccia che ci ritroviamo, Luca, quella che ci frega. Ti chieda la tipa carina, quella che non avevi neanche un dubbio fosse pazza di te. La stessa carta pure dalla sua amica, se non potevi ti telefonava, invece adesso niente. Spiegami dove sono andate tutte quelle che da un po' di tempo non ci sono mai. Anche sto sabato ci ritroviamo a passare una notte senza donne. Sembrano da sole, cazzo, un altro errore. Ma dopo a fare colazione all'alba siamo sempre solo noi. Spiegami dove sono andate tutte quelle che da un po' di tempo non ci stanno mai. Ma anche sto sabato ci ritroviamo a passare una notte senza donne. Stop.
Allora ragazzi, dobbiamo svelarvi una cosa. Quando è partito il brano qui sembrava di essere, avete presente l'orchestra di Sanremo quando ha gettato in segno di protesta tutti gli appunti in aria? Praticamente è successo questo: tutto lo studio ha gettato in aria gli appunti in segno di disapprovazione verso questo brano. Ma più che disapprovazione è proprio le disarmanti note iniziali, perché proprio la buttano in vacca, si dice da noi, no? È proprio note senza donne, via, buttata così. No Igor, tu sei stato il primo a lanciare tutto, anzi sei quello che ha dato il là. Un no. Gruppo che non ha lasciato il segno, questi Binario non hanno lasciato il segno proprio indelebile nella musica, ma che comunque grazie anche a questo brano hanno lasciato nella generazione anni 90, un po' la stessa generazione degli 883, ha lasciato in eredità questo brano che è un must vero e proprio, quindi Notte senza donne 1996. Allora l'album, il primo album del 94, non conteneva grandi successi, conteneva però Voglio fare il DJ, che è un brano scelto poi come sigla del programma Talk Radio di Italia 1, e lì iniziano così a farsi un pochino conoscere. Il 96 è l'anno del singolo che abbiamo appena ascoltato ed è che è contenuto nel secondo album, La musica che piace a noi, che verrà trainato appunto oltre a questo anche da un altro singolo dal titolo Passami la palla. Un album comunque interessante perché contiene delle collaborazioni notevoli come Saturnino, e tra l'altro Saturnino torna perché il sottofondo di oggi è Riccione, tratto da Testa di Basso di Saturnino, un album anche questo degli anni 90. Tornano Max Pezzali, Paola e Chiara e anche Demo Morselli nella sezione fiati. Sono un pochino quelli che era la squadra di Cecchetto in questi anni e che comunque era spesso presente nella musica pop italiana. Loro sono in voga in quel momento, tanto che nel 1996 arriveranno ad aprire la data milanese dell'History Tour di Michael Jackson. Pensa te, addirittura una cosa del genere hanno fatto. Non te la saresti mai aspettata, lo so, ma è così. Io mi domando come avranno fatto a sceglierli. Non lo so, probabilmente boh. Non vuoi neanche saperlo. No. D'altra parte, per uno che la scuderia Cecchetto, per uno che comunque al di là di aver coltivato talenti eccetera, lui musicalmente è famoso per il gioco a jouer, non è che musicalmente possiamo proprio pretendere chissà cosa. Comunque nel 1998 è un altro anno importante perché Vasco Rossi e Ramazzotti collaborano con due brani rispettivamente, Splendida così e Quando sarò grande, e proprio Ramazzotti li porterà nella tournée europea, quindi loro apriranno tutti i concerti europei di Eros Ramazzotti. Questo è un po' il riassunto dei loro anni d'oro. Hanno all'attivo 6 album comunque fino al 2016, però addirittura hanno anche una raccolta, ho letto, una raccolta in 6 album, 5 di inediti e una raccolta, quindi ci pare forse un po' troppo, ma Notte senza donne è un must generazionale, era giusto passarlo. Benissimo, facciamo i complimenti a Mattia, peccato che non abbiamo gli applausi finti ogni tanto, ecco. Me li faccio da solo. Te li fai da solo? No, bravo il nostro Mattia che d'altronde è bravo, che ce devo fare? È bravo. Cosa ti devo dire io? Devo dire anche bello? No, perché non abbiamo modo di farlo testare alla gente, perché nessuno ci vede, quindi. Beh, nessuno ci vede, ma potete andare sul nostro profilo, sul nostro sito www.cervelliavaria.it e vedere quanto siamo belli. Quanto siamo belli, specialmente tu che sembravi un cinghiale praticamente. Esatto, perché ci tieni sempre a dirlo. Ci tengo sempre a dirlo perché in quel periodo ero praticamente una balena, un'orca assassina. E musica italiana non possiamo chiudere musica con un pezzo diverso chiudere, da questo. Diverso da questo, perché l'Italia è un paese bellissimo con tanti problemi, tante contraddizioni, ma è bello. È dolce. Bello, c'è brava gente, c'è tutto quello di cui un uomo ha bisogno. Diciamolo così, siamo un programma politico. No, comunque è vero, l'Italia nonostante tutto è un bel paese e soprattutto è dolce. È Gianni Finardi, Dolce Italia. A posto non c'è la neve, si muore di noia, urla tristi di gabbiani sull'acqua della baia, gente dalla pelle grigia che ti guarda senza gioia, tutti freddi e silenziosi, chiusi.
chiusi nella loro storia. Ma in Italia, oh dolce Italia, in Italia è già primavera. In Italia, oh dolce Italia, la gente è più sincera, la vita è più vera. Arrivan quei momenti in cui non si sa che dire, quando si sa dove si è ma non dove si può andare. Dopo tante certezze, tante sicurezze, è il momento di dubitare. Sembra tutto senza valore, ma in Italia, oh dolce Italia, in Italia è già primavera. In Italia, oh dolce Italia, la gente è più sincera, la vita è più vera. E poi tornati qua a Milano, sembrano tutti americani, vivono vite di sponda, c'è chi ha i loro problemi. Vorrei metterli su un jumbo e fargliela vedere, questa America senza gioia, sempre in vendita come una troia. Ma in Italia, oh dolce Italia, in Italia è già primavera. In Italia, oh dolce Italia, la gente è più sincera, la vita in Italia, oh dolce Italia, in Italia è già primavera. In Italia, oh dolce Italia, la gente è più sincera, la vita è più vera. Mass Collection non poteva finire che non con un pezzo così solare, tranquillo, positivo. Come positivo è anche il personaggio di Eugenio Finardi, un cantautore milanese non molto considerato, però non meno importante di tanti altri molto più nominati. La sua vita è contraddistinta dalla musica, quello che è stata tutta la sua carriera, e dopo alcuni album, dopo varie evoluzioni stilistiche musicali e periodi meno felici, culminati con i primi due album tra l'84 e l'85, nel 1987, dopo più o meno sei mesi di permanenza in America, arriva Dolce Italia, un album da cui abbiamo estratto la tracking list, come piace i nostri termini inglesi al nostro buon Mattia. Un album, ho detto, che segna una svolta nella sua carriera, anche grazie alla collaborazione con Vittorio Cosma, che è uno degli storici musicisti degli Area, e grazie anche a Walter Calloni. Che ha preso, scusami, una cosa che non ho detto una volta, mi sono dimenticato, poi mi sono accorto dopo. Vittorio Cosma è quello che adesso sostituisce dal vivo anche Rocco Tanica negli Area Storie Tese. Bravo. Questa cosa non me la ricordavo. Abbiamo detto Walter Calloni, che è uno storico batterista, praticamente ha collaborato con tutti, possiamo dirlo, con Lucio Battisti, Vaccataneo, con gli Area, con Paolo Conte, con gli Annacci, con tantissimi altri artisti. Nella scuderia della casa discografica di Eugenio Finardi c'era anche un certo Alberto Camerini, che inizialmente noi conosciamo come l'Allecchino della musica, un personaggio molto variopinto. In realtà è molto, ma molto, nei primi periodi della sua carriera, è incentrato il suo percorso musicale su binari molto diversi da quelli che noi conosciamo. Anche lì sicuramente ci sarà molto su quale lavorare. Noi, come diceva Buon Mattia, stiamo lavorando alla
nuova stagione e ce ne saranno delle belle. Ci saranno tante sorprese, non mancheremo noi, non mancherà lo zio Pino che vi saluta, quindi portiamo anche il loro saluto e noi personalmente salutiamo lui e lo ringraziamo, come tanti altri ringraziamenti dobbiamo fare, cominciando dagli Absolute 5 per la sigla e per il supporto, i nostri grafici Alan e Tamara, a questa radio che ci dà l'opportunità di essere qui tutte le settimane e che ci conferma comunque di poter essere qui anche nella prossima stagione, a tutti gli ascoltatori, un saluto in particolare a Daniele che è il nostro fedelissimo ascoltatore della provincia di Pordenone, e dobbiamo ringraziare anche un'altra persona che si è più o meno unita al nostro viaggio man mano che passavano le puntate, che è Ilaria, la dobbiamo sicuramente salutare perché è una persona che quando ascolta le nostre puntate ci fa i complimenti e sono sinceri, perché lo sentiamo che sono sinceri, vero Igor? Sì, lo sentiamo, anche lei è un'ottima professionista, quindi il ringraziamento è doppio. È reciproco soprattutto. Basta, penso che altri ringraziamenti non mi sfugge niente. No, Igor, non ti sfugge non niente. Mi sfugge niente. Allora, il tempo per i contatti e poi ci congediamo alla stagione successiva, quindi il nostro profilo Facebook Cervelli in Avaria, il nostro profilo Twitter chiocciola Cervelli Avaria, www.cervelliavaria.it il nostro sito personale, e www.mixcloud.com/cervelliavaria per ascoltare le puntate già andate in onda. Vi ricordiamo nel frattempo anche di seguire la playlist su Spotify dal titolo Mass Collection. È davvero tutto, quindi un grazie per tutta questa stagione, un a risentirci a pochissimo, il tempo di riorganizzare gli appunti e poi torniamo con la terza stagione di Mass Collection. Neanche il tempo di sentire la nostra mancanza e saremo già, saremo già lì. Grazie di tutto, un saluto da Mattia. Un saluto a Igor. 5. I continenti da visitare. 4. Le stagioni dell'anno. 3. I viaggi da fare in 12 mesi. 2. Le valigie da preparare. 1. La radio da ascoltare. Radio Vacanze.